Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: all'Isola dei Famosi è successo ancora una volta l'inaspettato. Un incidente è avvenuto per uno dei naufraghi. Vediamo i dettagli. Incidente naufrago. Isola dei Famosi, ne capitano davvero di tutti i colori. Ogni giorno infatti ne spunta una diversa. Proprio per questo motivo riceviamo continue notizie dalle isole delle Honduras, arcipelago in cui si sta svolgendo per il momento il reality show all'italiana. L'Isola dei Famosi è da sempre uno dei programmi più amati d'Italia, nel quale viene mostrato come i VIP italiani riescono a sopravvivere in condizioni estreme di sopravvivenza. Per questo motivo, ognuno dei VIP che vengono scelti per diventare naufraghi devono adattarsi al nuovo ambiente difficile in cui vivere. Isola dei Famosi, salta via una capezzola. L'incidente che lascia tutti sconcertati. Dunque per questo motivo i naufraghi devono cercare un modo di continuare a fare le cose di tutti i giorni ma adattandosi alle nuove condizioni. Anche fare cose semplici come lavarsi i denti, fare la doccia e depilarsi diventa qualcosa di diverso e difficile. Infatti ciò che è successo stavolta riguardava una di queste cose che prima i naufraghi ritenevano semplici e veloci ma che, se fatte in quelle condizioni diventano difficili e certe volte anche pericolose. Stiamo parlando di Gwendalina Tavassi, la quale questa volta aveva un grosso compito da svolgere. La sua sfida era in collaborazione con suo fratello Edoardo Tavassi, anche lui naufrago nell'isola. Gwendalina aveva il compito di rasare i peli dal petto e dalle ascelle dal corpo di Edoardo e il tutto sembrava molto divertente. La redazione ha dato in dotazione a Gwendalina alcune lamette e della schiuma da barba per facilitare loro il compito. Gwendalina dunque cosparge il petto di Edoardo di schiuma da barba perfetta per la depilazione. Isola dei Famosi incidente. La sorella Tavassi inizia dunque a depilare il petto di suo fratello con la lametta. Tutto va bene anche se si può notare fin da subito il modo un po' brusco e poco delicato con cui rimuove i peli. Utilizzando le lamette infatti non è difficile tagliare la pelle, e per questo andrebbe fatto in modo delicato. Ma Gwendalina, anche vicino al capezzolo di Edoardo va in modo molto brusco, nonostante il fatto che molti le dicono di prestare più attenzione. Il rischio di far saltare un capezzolo è stato veramente grosso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.